Però adesso vi dico due o tre cose, insomma, su Isherwood, che è immeritatamente poco conosciuto. Ora, o meglio, su questi due libri, no? Miss Norris se ne va e Addio a Berlino, spesso sono pubblicati assieme. In America sono sempre usciti assieme, da New Direction, col titolo Berlin Stories, storie di Berlino. E nell'intenzione di Isherwood, quando Isherwood è giovane, era un'azienda, è nato in del 5, l'ho scritto da qualche parte quando è nato il 5 o 6, ecco, nel 4, nel 4. Quindi neanche trentenne, insomma, lavorava a questi libri, pensava che sarebbero effettivamente stati lo stesso libro, in realtà pensava a un libro molto più unitario, un grosso romanzo, ed era intitolato The Lost, i persi, i perduti, e da quello che sappiamo, poi lui ha distrutto tutto quello che aveva scritto, però ha scritto un'autobiografia nella quale parla del lavoro, e adesso leggendo l'autobiografia, era un romanzo in cui aveva individuato alcuni personaggi, parte dei quali poi fanno parte della nostra storia di Berlino, e poi li giocava uno contro l'altro, ovvero entravano e uscivano dalla romanza. Mi veniva un pochino in mente un progetto simile, un libro che penso che molti di voi abbiano letto, quel bellissimo libro uscito l'anno scorso intitolato Suite francese, della Irène Nemeroski, ovvero quello è un libro veramente bellissimo, tradotto da Delphi, pubblicato postumo 60 anni dopo, no? Ecco, e penso che il progetto era un po' simile a quello, no? Un grande romanzo corale in cui c'erano personaggi che ognuno seguiva la sua storia, insomma, un romanzo molto ottocentesco.